Il nuovo sussidio di disoccupazione, la cosiddetta NASPI, entrato in vigore con l'approvazione del Jobs Act, penalizza notevolmente i lavoratori con contratto di lavoro stagionale o a tempo determinato, che si vedono dimezzata la durata dell'indennità di disoccupazione, lasciando per diversi mesi i lavoratori senza alcun reddito. È il grido d'allarme lanciato dal consigliere Giuseppe Nucifore, esponente della lista Musumeci a Fiume Freddo di Sicilia, promotore e primo firmatario dell'ordine del giorno sull'argomento, condiviso, discusso e votato all'unanimità nella seduta consiliare di lunedì 2 novembre. La proposta che noi abbiamo avanzato è quella di da sottoporre al Consiglio dei Ministri di voler adottare un provvedimento ad hoc per quelle che sono le aree come quella nostra, ma penso anche alla riviera di Rimini, insomma quelle che sono quelle aree che vivono fortemente di turismo balneare, dove la popolazione, dove questo è il principale fonte di sostentamento, e di poter studiare un provvedimento ad hoc. L'ordine del giorno è stato inviato nella mattinata di ieri dal Presidente del Consiglio a quelli che sono i comuni vicini della zona ionica, affinché anch'essi possano adottare lo stesso provvedimento e di trasmetterlo a Roma e far sentire e dare ancora più peso alla voce dei lavoratori che proprio il giorno 12 novembre andranno a Roma a protestare.